Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Andiamo a vedere come poter mantenere la nostra pasta madre per più giorni, per più di una settimana, 10 giorni o anche 15. Io ho fatto una prova, anche se a me sinceramente la porto sempre con me la mia cucciola, quasi sempre almeno, perché vado in montagna e prendo un appartamento, quindi me la porto dietro, la metto in frigo e la rinfresco poi con la farina dell'Alto Adige e la Riper. Però può capitare, magari andiamo a fare una vacanza in albergo e quindi dobbiamo lasciarla nel nostro frigo per più tempo. Andiamo a vedere tutti i passaggi. Allora, ho tirato fuori la mia pasta madre dal frigo per poterla rinfrescare, quindi procedo a fare il rinfresco normale. Però ne tengo da parte un pezzettino, 50 grammi, perché voglio provare a tenerla in frigo più di 10 giorni per vedere se possiamo lasciarla quando andiamo in vacanza. Quindi mi rinfresco la pasta madre normale, quella che terrò in frigo come al solito, però ne tolgo 50 grammi prima di rinfrescarla. 50 grammi, questo perché la devo rinfrescare con altre dosi, con un altro tipo di farina. Qui userò una farina più forte, con più proteine, W260, ma anche 280 va bene. Allora, questi sono i 50 grammi, ci metterò invece di 25 grammi di acqua, ce ne metto 50 e poi ho preparato 100 grammi di farina, eccola qua. Quindi sciolgo la pasta madre e poi la verso dentro la farina e vado ad impastare. Spero di essere stata chiara, comunque voi trovate le dosi sopra in descrizione. Ok, andiamo avanti, sciogliamo la pasta madre, versiamo dentro la farina e poi mentre impasto poi verso sul piano di lavoro. Sul piano di lavoro la lavoro un pochino, non molto, come si fa di solito. Ok. Una volta pronta la pallina, ho preparato già il barattolo pulito, eccolo qua, ce lo metto dentro, spingo un pochino giù e poi sopra ci mettiamo la pellicola oppure io ci metto un coperchio, lo lascio lento però senza stringerlo, scrivo la data così. 16 giugno, così poi controlliamo man mano che passano i giorni. E in questo caso la metto direttamente in frigo senza aspettare che parte la lievitazione, subito in frigo. Ci vediamo fra qualche giorno. Eccoci, sono passati già 6 giorni, vedete, è cresciuta, adesso però si fermerà, non crescerà più e poi collasserà. Sentiamo un attimo, l'odore. L'odore è ancora buono, l'odore normale della pasta madre. Sopra si sta indurendo. Eccolo qua,
Bene, la mettiamo in frigo di nuovo, ricontrolliamo fra un po' di giorni. Ed eccola al decimo giorno, sono passati 10 giorni, la crescita si è fermata ed è anche un po' collassata sopra ed ora. L'odore adesso si comincia a sentire, sa molto di aceto, molto, insomma, non proprio tantissimo. Dentro sembra bella ancora, eh? Bene, amici, siamo al tredicesimo giorno. Io direi che adesso posso anche rinfrescare. Ci basta la vacanza che abbiamo fatto? Vediamo a che condizioni troviamo la nostra pasta madre. Adesso andiamo a fare il rinfresco, però togliamo tutta la parte superiore e la buttiamo. Quindi rinfrescheremo soltanto il centro, il cuore, tutto il resto lo buttiamo. E andiamo a fare il rinfresco normale adesso, come si fa di solito. Quindi ne prendiamo 50 grammi centrali, e 25 di acqua, ma io metto sempre un po' sotto, un po' meno di acqua, quindi 22 ne metto, e 50 di farina, farina zero. Ok. Vi ricordo che stiamo rinfrescando per riattivare la nostra pasta madre che abbiamo tenuto ferma 13 giorni in frigo. Quindi adesso il rinfresco va fatto normale con la farina zero e le dosi le solite, stesso peso in farina e metà in acqua. Ok. Formo la pallina, la lavoro un pochino. Non molto, e poi la rimetto nel barattolo pulito. Il barattolo lo lavo sempre con acqua calda e nient'altro. Eccola qua, la mettiamo dentro e adesso vediamo come si comporta. La metto, in questo caso la faccio partire un pochino, una mezz'oretta, e poi la metto in frigo. E faccio i buchini sulla cartavellina. Ok. Ed eccola, dopo 24 ore, si è mossa, vedete, è cresciuta anche un pochino, ci sono gli alveoli, quindi direi che ha ripreso bene, però io per sicurezza la rinfresco di nuovo, quindi faccio lo stesso procedimento, ne butto l'inizio e ne prendo 50 grammi al centro. E la rinfresco. Visto il risultato, l'odore anche è abbastanza buono, io direi che poteva stare anche 15 giorni, potevamo anche forzare un pochino e tornare dalle vacanze dopo 15 giorni, ok? Bene, rinfreschiamo. Ok, eccola rinfrescata e adesso la vediamo al raddoppio. Eccola qua, vedete? Molto bella, molto, molto in forza. Bene, amici, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ringrazio della visione. Ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!